c'è Ignazio. Forza su quelle braccia. 3, 4, 5. Respira ogni tanto. Ignazio, Ignazio, ma non ti rendi conto che ci siamo dimenticati l'asciugamano di lino di tua suocera? Non ci pensi mai all'igiene. Eccolo qua. Riprendiamo. 2. Non parlare, Ignazio. Risparmia il fiato per gli esercizi. 3, 4. Spingi su quelle braccia. 5. Respira ogni tanto, Ignazio. 6, 7, 8, 9. E abbiamo finito con il 10. Teniamo questo 10. Bravo, Ignazio. Adesso andiamo a sviluppare il trapezio. Avanti, prosegui. Ignazio, Ignazio, Ignazio! Che vuoi, amore? E se ti chiamerò qualche cosa volerò, no? Andiamo a sviluppare il trapezio. Allora, secondo la scheda, questo è l'attrezzo giusto del trapezio. Ha finito lei? E sembrerebbe di no, che ne dice? Ma che fa, l'arrogante con me? Non mi tenete, Ignazio, perché è una questione di principio. Ignazio, mio marito, si sta allenando, è ancora caldo e dobbiamo approfittare, va bene? E che allenamento sarebbe? Che allenamento sarebbe? Glielo vogliamo dire che allenamento si tratta, Ignazio? Non essere timido, diglielo tu! Glielo dici tu e ti impunti! Mi fa il favore, perché mio marito è una persona seria. Avanti, non ti tubare. Non essere timido, Ignazio, diglielo. Stiamo allenandoci per diventare Bibitarra e Dante. È vero, Ignazio mio? Così, esattamente. È contento? Perché mio marito, Ignazio Bibitaro, lavora al cinema nuovo e sta formando tutta la muscolatura adeguata per l'esercizio delle sue funzioni di mestierante. Ha capito? Non ha capito? Non mi sembra dallo sguardo intelligente. Ne mostriamo. Mostriamo. Allontanati, Ignazio. Ignazio! Allontanati, dai, ti arreggo l'asciugamano di lino di tua suocera, guarda come lo butta. Allontanati subito, chiami Bibitaro. Bibitaro, Bibitaro, deciso. Bibitaro, deciso. Come Bibitaro, deciso? Lo chiami con decisione, no? Bibitaro! Eccolo il Bibitaro deciso ai Dante, che sviluppa tutta la sua muscolatura. Fai vedere le gambe, 40 chilometri al giorno, rumato il Vagliani che ritorno, eh. E allora adesso chiedo un gelato. Come non gli va? Una pappagorne? Una pappagorne? Una pappagorne! Eccolo che ha allungato il braccio, guardi la muscolatura, è precisa, guardi, questo è il trapezio, 4 ripetizioni da 12 tutti i giorni, eh. E senta un po' che addominali. Ma no, ripeto. Un pugno, gli dia un pugno. Ma no! Un ma... pugno! Ma... Bello, forte, avanti! Via, senti che addominali di marmo, di marmo. Adesso ne deve sostenere tutta la cassetta con le bibite. La scheda, signore mio, io l'ho preparata io stessa. Complimenti, lei è davvero una donna eccezionale, complimenti. Ma che fa? Ma che mi ha messo gli occhi addosso? Riprendi fiato, Ignazio, perché tu mi devi difendere. A questo punto non transigo, eh. Io sono una donna felicemente accompagnata. Ciao, amore. Ciao. Ma lei è... Ignazio è mio marito, eh! Ma lei lavora al cinema! Sì, è Brad Pitt! Brad Pitt, Bibitaro! Ecco, ecco, domenica all'intervallo delle 21:40, io l'ho vista e l'ho chiamata! Bibitaro! Esatto, e lei è arrivato con quella corsa così agile, con quello scatto nelle gambe, ma lei fa bicicletta! 40 chilometri al giorno in Roma del Vaianica, non so se mi spiega! E quando le ho chiesto le patatine? 1,25 euro. Sì, ha allungato il braccio con un movimento così energico, tutta questa muscolatura definita. 4 ripetizioni da 12 tutti i giorni. Sì, però la cosa che mi ha davvero colpito è quel muscolo che parte dal collo. Si chiama trapezio. Sì, molto sexy. Ma dove ero io quel giorno? Forse alla tua lente. E io poi l'ho guardata così, e lei non mi ha fatto pagare le patatine, si ricorda? Ti ricordi, Ignazio? Che l'hai guardata così e non gli hai fatto pagare le patatine, 1,25 euro, non gliele fate pagare! Non si ricorda, Ignazio, ha sviluppato tutto, ma la memoria non l'ha sviluppata! Allora provvediamo subito a incrementare la scheda, va bene? Facciamo 5 ripetizioni da 40. E 1, e 2, avanti a me, ecco la memoria, Ignazio, ecco! E 5!